Va bene, confesso. Sono nato in Basilicata. Sì, la Basilicata esiste. Esiste. È un po' come il concetto di Dio. Ci credi o non ci credi. Io credo nella Basilicata. L'ho vista. Era notte. Diciamo che l'ho intravista. Una grande Basilicata, una regione che sotto l'aspetto della depressione e della disoccupazione giovanile non ha niente da invidiare a Puglia, Sicilia, Campania e Calabria. È solo che non c'è la mafia, ma dateci la nostra fetta di mafia! O meglio ancora, ci vorrebbe un Obama lucano. Yes, pure noi, Ken! La Basilicata ha bisogno di casinò, agriturismi, prostituzione. Solo così potremo diventare una tappa fondamentale del turismo sessuale e contadino. Ma mi fanno segno che sta per cominciare la cerimonia. Solo il tempo di presentare questi musicisti. Io mi chiamo Nicola Palmieri, al contrabbasso Franco Cardillo, alla chitarra Salvatore Chiarelli, al fodero della chitarra eccezionalmente con noi Rocco Santamaria. Calma, calma ragazzi, ce n'è per tutti. E mi raccomando, practice aloha, che vuole dire Guten Sie, potremmo volare. Ma quest'estate ti fermi un po', fai i soliti 2 giorni, toccata e fuga. Caro cugino, lo sai com'è la mia vita, è volate. No, perché Nicola si è fissato che quest'anno vuole partecipare al Festival di Teatro Canzone, a Scanzano È Jonio. solo 12 anni che dice la stessa cosa. Ma quest'anno è più concreto, È tutto l'inverno che andiamo facendo prove. Vabbè, ma io che c'entro? Io non so suonare, tengo il ritmo, ma non so E suonare. che vuol dire? Qualche volta non ti sei buttato in mezzo pure tu. Ma quando sarebbe? Il 12 di settembre. Però la richiesta la dobbiamo fare adesso, che poi a fine giugno scade. E poi è chiaro che se diciamo che ci sei pure tu, ci pigliano di sicuro. Allora mi servo. Se tu mi chiami pane e olio, siete troppo belli. E tuo nipote? È partito per Roma per un provino molto importante. Se pensi che mi offendo, se tu mi chiami pane e olio, sbagli perché mi piace essere un gusto semplice. Cazzone! Anche se siamo in un liceo artistico, la matematica la dovete studiare perché vi serve! Avanti! Nico, puoi venire un momento? Vabbè, si dirà che ci hanno preso perché nel gruppo c'è Rocco che è un personaggio. Ma che me ne importa? A me mi interessa solo che andiamo al Festival di Teatro Canzone di Scanzano. Un trampolino di lancio può essere. Sì, vabbè, ho capito il festival di Scanzano. Nico, però concentrati, attraversare la Basilicata da una costa all'altra. Ecco l'idea. Sto bene, grazie. Però questo te lo devo annullare. Invece di andare a Scanzano lo stesso giorno del festival, partiamo 10 giorni prima. Facciamo tappe tappe, ci accambiamo, facciamo le prove. Salvatore verrebbe. L'ho detto a Rocca, è impazzito. Ha detto cost to cost. Parliamoci chiaro, fra. Con la macchina da Maratea a Scanzano, quando piano vuoi andare ci vuole un'oretta e mezza. Ma che ti può succedere in un'ora e mezza?
Bernard Revelé diceva: la vita è un viaggio troppo corto. Mi permetto di aggiungere: se non lo si allunga. Fra Basilicata coast to coast, a piedi ce la dobbiamo fare. Fra. Fra. Franco! Signori e signore, cominciamo con una bella barzelletta che ovviamente non va a ridere. Azione! Easy cut. E farsi la barba non è più una barba. Stop, ok, il prossimo. Un italiano, un inglese, un francese, un americano. Ma non devi fumare! Si trovarono un giorno, sì? A parlare. Uè, cuginetto bello, dimmi, dimmi. Un po' veloce che sono un appuntamento di lavoro, un provino, una cosa importante per una figlia. Dimmi. Disse solo: vi prego, svegliatevi per la partita. La cultura per il francese era la prima cosa. Allora, quando tornereste? Il 12 la sera da Scanzano, massimo il 13 siamo qua. Nico, all'11 festeggiamo le nozze d'oro. Di già. Non scemo, dai, quella dei miei genitori. Vengono tutti, pure i parenti dal Canada. Vabbè, ma non ho capito, che faccio? Piglio e me ne torno, sono io qua armato tutto. L'americano batteva le mani, si consultava, poi diceva: pago io. L'americano si congratulava e si comprava le parole di quei tre. Non finisce mai. Bro! Origa, vi sto organizzando la conferenza stampa della Madonna, TG3, roba grossa. Nico! Se voglio dirti un sfizio fallo, non ti dico di rinunciare al viaggio. Solo alla data dell'11. I call you back! Pronto? Ma come non viene più nessuno? Mi ha detto che venivano tutti, i giornalisti, il TG3. Ma almeno gli inviti li potevi mandare, no? Sto male, Rocco, sto giù. Sto sotto Xanax da un mese, c'ho attacchi di panico. Guarda, ti giuro, io veramente c'ho lo scoramento. Ho capito che sei depresso, ma mi dovevi avvertire, è una questione d'etica. Poi lo sai com'è qui, i suoi amici mi conoscono. Sono rinomato. Lo so. Lo so. Lo so un cazzo, scusami. Ma è che non mi va proprio di fare niente, capito? Non mi va proprio... Mi è crollato tutto sto interesse per sto mondo, mi è crollato... Non è per cattiveria, ma... Ma? Mi frega un cazzo, proprio... Ah. Più forte di me. Pure l'analista mi ha detto... Devo ritrovare i miei interessi, devo ritrovare un po' quali sono le mie priorità. Ma il problema è quali sono le mie priorità. Posso dire una cosa? Rocco, quali sono le mie priorità? Posso dire una cosa? Ma non me lo puoi dire, no, perché che ne sai tu quali sono le mie priorità? Lo devo capire soltanto io quali sono le priorità. Devo ritornare un po' in me stesso, capito? Mi devo riavvicinare a me stesso, io devo capire quello che voglio, ecco. Devo ritrovare i valori, quelli che devo rincorrere. Ma che facciamo adesso? Ma che dobbiamo fare? Niente, che dobbiamo fare? Vabbè, ma loro? Ma chi sono? Ma sono un giornaletto gestito dai Salesiani, l'eco della Lucania. Ecco, appunto, andiamo, se no. Vabbè, ma almeno andiamoglielo a dire che salta la conferenza stampa. Dico, forse non hai capito. Allora, qui non salta la conferenza stampa, qui salta proprio il viaggio. Questo tipo di roba aveva senso se ne parlava la stampa. A questo punto andiamo direttamente a Scanzano. Che fai, dove? Ma porca... Beh, c'è stato un piccolo disguido e... E quindi? E quindi gli intervistati sono il doppio degli intervistatori, per cui a questo punto... Va bene, cominciamo. Siamo qui per presentare il nostro progetto che si chiama Basilicata Coast to Coast e questo è il nostro comunicato stampa. La vita è un viaggio troppo corto se non lo si allunga.
Con la superstrada per andare da Maratea a Scanzano Ionico ci vuole 1 ora e mezza. Invece a piedi, percorrendo strade alternative, abbiamo calcolato di metterci circa 10 giorni. La prima considerazione è che abbiamo tempo da perdere, o meglio, da regalarci. Dunque, motivo di questo viaggio è farci un regalo. Il senso è vedere se siamo in grado di maritarci. Partiremo dopodomani mattina dalla piazzetta di Maratea e durante il percorso proveremo le canzoni che poi faremo al Festival di Scanzano. Alla via così! Complimenti! Davvero, eh? A me mi sembra un'idea magnifica. Anzi, potremmo fare qualcosa di più. Il nostro editore ha un network. Network? Sì, un piccolo network. Potremmo proporgli di filmare il vostro viaggio. Bella idea, un documentario, no? Un film verità. Beh, certo ci vorrebbero delle professionalità di alto livello. I nostri mezzi sono quelli che sono. Comunque ci abbiamo l'operatore. Buono. E una brava giornalista. Io. Con loro. A piedi. No, no. E che diffusione tiene sto network? Nazionale? Regionale? Parrocchiale? Satellitare? Credo. Pro. Ecco, vai morbido, valorizzami la piazzetta, gira intorno alla faccia del cavallo, vai Franco, guardaci, sorridi, sorridi. Vai, voi partite, non fatevi trovare fermi, fate vedere gli strumenti, sennò che cazzo li abbiamo portati a fare. Vai! Ma è brutto, viene male. Stop, viene bene, fidati, viene bene, viene bene. Vabbè, passiamo direttamente alla presentazione. Sì. E da che momento? La presentazione, mettiamo lei al centro della piazza, facciamo vedere la cosa e cominciamo. Dai, su, vai. Allora noi... E noi? 4 musicisti, un cavallo e un carretto. Dal Tirreno allo Ionio a piedi. Basilicata Coast to Coast, così hanno chiamato la loro impresa. E noi siamo qui a filmare la cronaca di un anacronismo. Perfetto, perfetto. Stop. Hai sentito quando ho detto la cronaca di un anacronismo? Carina, eh? Ma quella quando ritorno per fare la ripresa? Ci siamo dati un vago appuntamento sulla salita della coppa. Oh, partiamo? Bene, ecco qua. Ehi, zietta bella! Zietta! Ti ho portato penne e frittata, speciale. Grazie. Ci ha portato pure pane e frittata, possiamo partire! Andate piano! Pronto? Hola! Senza temprano quando mi andate a Barcellona, che andate? Che abbiamo fatto? 3 o 4. Ah, buono. Ma se andiamo un po' più piano? Ah no, seguiamo l'andatura del cavallo, che quello lo sa qual è il passo giusto. Ho toppato le scarpe. Andiamo bene. E avete rinunciato anche ai telefonini? Beh, a dire la verità, uno ce l'abbiamo per le emergenze e abbiamo dato il numero a una sola persona. E tu a chi? Beh, io a mia moglie, Salvatore alla madre, Rocco al suo agente, Franco a nessuno. Dimmi chi ti chiama e ti dirò chi sei. Stop. Vabbè. Però... di piedi. Non ti piace? È bello sponzato. Dopo un poco di ore che la frittata sta nel pane,
Noi diciamo che sponza, cioè la frittata si mischia col pane e diventa tutt'uno. Si sfragna praticamente. Non si capisce dove finisce il pane e comincia la frittata. Ci abbiamo fatto pure un pezzo, Salvatore, come era all'inizio? Il pane frittato di mia madre non si batte. Scusate, perché non lo riprendiamo sto pezzo? Perché stiamo mangiando. Finiamoci i panini. Ho capito, ma cogliamo gli attimi. No, ma come posso strafogare? Mo? Vabbè, mangia, sempre mangiare, andiamo a mangiare la cosa di mangiare. 1, 2, 3, 4. Il pane frittato di mia madre non si batte. Perché non è che bastano due fette di pane e una frittata per fare il pane frittata che fa mia madre. Se al pane frittata che fa mia madre gli levi mia madre, rimane un panino con la frittata. Generico. Sempre. Banale. Ordinario. Se invece al pane frittata che fa mia madre gli levi il panino con la frittata, rimane... Beh. Mia madre. Zietta bella. Che può sempre farmene un altro, che magari le viene meglio o peggio. Lì uno può fare dei paragoni. Oltre al gusto del pane della frittata c'è il gusto della sorpresa, dell'imprevisto, che è il sale della vita. E anche di quel pane affrittato. È finita la cassetta. E fai un panino senza background, senza memoria, senza cultura. È un panino che magari lì per lì ti sfama pure, però non ti appassiona. Non ti fa crescere. Il pane frittato senza mia madre è un panino ripieno di un vuoto. C'è un trattore, mettiamoci qua. E alla fine lo senti, quel retrogusto di un gusto che non è il tuo. Vai. Oi, io è per se per me. Guardate che non bastano quattro braccia e due incapaci per montare rapidamente una tenda, ma solo Rocco Santamaria può montare una tenda come modestamente sa fare Rocco Santamaria. Che è qua? Salve. Buongiorno. Che fate? Niente, ci siamo così, però domani mattina partiamo. E dove andate? A Scanzano Ionico. Scanzano Ionico? Cioè come punto d'arrivo, un po' alla volta. Favorite i documenti. Scaldaferri, per cortesia. Tutti? Tutti. Ecco qua. Rocco Santamaria. Forse non mi riconosce perché la televisione ingrassa un po', insomma. Anche loro due? L'amico dei famosi. L'hanno visto l'amico dei... Dai, va, è la trasmissione, quella con la Carrà. Forse anche gli occhiali un po'. Il divanista. Il divano degli ospiti, lui arrivava e portava il divano degli ospiti solo lui sulle spalle. Che aveva fatto? Rocco. Vabbè, insomma, vabbè, se non lo riconosce. Tropea Limongi. Voi siete la figlia dell'onorevole Limongi. Essere un pezzo grosso questo padre di Tropea. Se restavamo ancora un poco ci dava la scorta. Non l'ho beccato, eh? Allora, questo si chiama Vincenzo Limongi, ex presidente Regione Campania, ora sottosegretario al Ministero delle Infrastrutture. Ho chiamato un amico che ha cercato su internet. Vabbè, ma avevamo detto. Avevamo detto soltanto per l'emergenza, ma se permetti io voglio sapere con chi sto viaggiando, posso? Mi è concesso? È quella con un padre così. Lavora per un giornaletto sfigato di preti. Si vede che è talmente pippa che anche quei santi in paradiso. C'è anche gente che non si fa raccomandare perché c'ha un'etica. È vero, una pippa con un'etica, ma sempre pippa è. Perché scusami un attimo, a 30 anni, pure con le gambe tue, non dico a Repubblica, ma vogliamo rimanere in un ambito dei preti, dico, a Famiglia Cristiana ci arrivi, no? Perché tu al posto suo ti facevi raccomandare. Eh certo.
Guarda che il problema sono i raccomandati incapaci, perché se uno c'ha un po' di talento e c'ha pure una spinterella, che problema c'è? Datemelo a me l'onorevole Limongi, perché Rocco Santamaria, con l'onorevole Limongi, è come pane frittato e zietta bella, se batte. Però se a Rocco Santamaria gli levi l'onorevole Limongi, rimane Rocco Santamaria. Se a Maratea, come si chiama? Tropea. Tropea Limongi, gli levi l'onorevole Limongi e non rimane in cazzo. Fate le riprese alla sagra dei fagioli a Sarcone. Dei fatù. Non ti preoccupare, è facile. Guarda, on e off. Ciao, eh! Scusa, ma che fai? Te ne vai? Me ne vado. L'intervista la facciamo a Lauria. Ma qui già l'hai fatta. E che devo fare? Sempre la stessa scena. Quanto c'è ancora per Lauria? Non va. Dai, casomai tagliamo. Ecco. Facciamo veloci che stasera c'ho da fare. Tu sempre di fretta, vai. Se permetti, vedete che dovresti seguire i nostri ritmi. Siamo noi che ci mettiamo la faccia. E non solo quella, mi pare. Dai, state così, vi riprendo solo sopra. Viene bene? Ma che stiamo scherzando? Chiaro, è carino, è più vivo. Allora fate come cazzo vi pare, guarda. E ricordatevi che malgrado le apparenze, io sono una persona seria! Ma vaffanculo. Vabbè, allora la fai tu l'intervista che ci sei nata, Lauria, almeno parli tu, eh? Ah no, è meglio un punto di vista più neutrale. Cominciamo, eh. Tu, scusa, vieni avanti, sono qualcosa che viene bene, carino, vieni, vieni. Allora, andiamo, vai. Azione! Azione. Vado, ok. Allora, oggi siamo arrivati a Lauria, che è il paese natale di Nicola. Lauria è famosa per l'acqua, c'è una sorgente con l'acqua minerale e pare pure che sia diuretica. Che dire, a noi farci la doccia con l'acqua diuretica ci fa sentire un poco rockstar. Stop. Wow, io, grazie. Bellissimo. Ci vediamo domani. Aver presieduto l'interno.
occasione, grazie. Se mi consentite, vorrei condividere questo applauso con le api. Senza di loro tutto questo non sarebbe stato possibile. Viva le api! Dici cosa devo fare io con te? E balla! Lei deve essere allegra, o più semplicemente ubriaca. Diciamo che ultimamente le due cose coincidono. Ma che cosa c'hai in questa testa? Non ho voglia di discutere. Ma di cosa cazzo c'hai voglia di fare allora? Sempre scontenta, scoglionata. Pensavo che questo nuovo incarico ti desse una scossa. Sono rintrizzata. Onorevole, non la facevo così ballerino. Beh, mia figlia che mi trascina. Vi conoscete? No, piacere Lucia. Piacere. Mia figlia è giornalista, sa? Ah, sì. Giornalista d'assalto. Sto facendo un reportage su quattro imbecilli che attraversano la Basilicata a piedi. Li conosce? Abbastanza. Uno è mio marito. Ecco. Le devo fare i miei complimenti. È un posto assolutamente incantevole. Bellissimo, sa? Davvero, complimenti. Grazie. Aia! Chi è stato? Che? Abbiamo appena superato l'Atronico, paese gaudente, un po' libertino diciamo, tant'è che per dire vado a fare l'amore si può dire vado al Latrone. Adesso puntiamo verso Tramutola, dove ci sono le più belle ragazze della regione, si dice. Dammela a me questo che ti vedo distratto. Tanto guardano tutte a te. Però di riflesso. Buongiorno. Ciao. Bella cittadina. Eccola. Eccoci. E quindi stavate dicendo che vi siete accampati? Sì, ci siamo, diciamo, piazzati in quell'edificio con le vetrate ai margini della boscaglia. Ah, che capite qual è? Quello prima era una scuola. Poi siccome gli studenti erano proprio ciucci, la riempite di paglia. sì, infatti, che ci sta la paglia. E quindi se siete musicisti, perché non venite a suonare stasera alla festa? Sì. Molto volentieri. C'è il ballo a tre. Perché non conosco... E niente, che si balla due maschi e una femmina. Praticamente l'hanno inventato solo perché alle feste nostre le donne sono sempre la metà degli uomini. Ah, quindi siete inversamente proporzionali, diciamo. Praticamente. Allora voi bisogna combattere. Due scatole. Vabbè, facciamoci un goccetto adesso. Azione! No, scusa, posso dire? Devi imparare a dirlo più piano. E se no ci spavento, veniamo come dei baccalà nella ripresa. Ma da quanto tempo è che fa la giornalista? Da quasi 5 anni. Ti posso fare una domanda indiscreta? Vediamo se indovina. Perché la figlia di un onorevole lavora in un piccolo giornaletto di prete? Vabbè, ho capito, allora fai domanda e risposta. Però prima lavoravo al Mattino di Napoli, Beh, non si può certo dire che sia stata una promozione, allora. Diciamo che mi sono giocata male le mie carte. Vabbè, io me ne vado. Ci vediamo domani. Ieri sera ho conosciuto tua moglie. Bella donna.
Ciao. A domani. Signore e signori, ladies and gentlemen, madame e monsieur, bonsoir, good evening, buonasera. Cominciamo. Questa sera ho l'onore di declamarvi alcuni versi scritti da un mio carissimo amico e quindi chiederò ai ragazzi di sostenermi con un adeguato accompagnamento. Il titolo è Alba barra tramonto. Prego. È un'alba o un tramonto? Se ti tengo la mano sulla fronte mentre vomiti. È un tramonto o un'alba? Se dopo una giornata scialba propongo un silenzio irrisolto. O è insieme alba e tramonto l'eterno confronto tra il presente e il possibile, tra il sereno e il vivibile, tra il crescere un orto e l'assaporare veloce, tra l'attesa e il precoce, tra l'ascensore e il deltaplano. Ma tra l'alba e il tramonto, oggi pomeriggio. Scopriamo? Sì! Un pezzo del viaggio con noi, non dico fino a Scanzano Ionico, però so, no? Sì, ti fai due, tre tappe. Sì, magari, ma come faccio? Perché? Perché mi sposo fra 20 giorni. Ah, dice che si sposa fra 20 giorni. Bene. Vabbè, facciamo un brindisi, no? Conviene bere. Auguri. Grazie. Auguri. Sinceri, proprio. Bevi tutto. Speriamo che un caffè facciate meglio come ballate. Vedo che il gruppo aumenta. L'intervista di oggi la facciamo all'ora di pranzo, che Maria Teresa ci fa i macaroni affollati, che sono anche una cosa tipica. Ricominciamo? No problem. Ma non ti devi sposare tra 20 giorni. E me? Le bomboniere sono pronte, un vestito pure. Che altro te ne da fa? Non te ne da fa niente. E tu invece? Ma molla sta macchina bene con noi, dai. Io con loro? Ma sei pazza? È certo che sono pazza, che se no secondo te con un cavallo e quattro suo mare. E lascia sta macchina qua bene con noi, dai. Senti, lo dico io che cosa facciamo. Te ne vieni con noi fino a guardia per Ticar. Mangiamo, fate quel che dovete fare. Poi che stasera ce ne torniamo con Pullman, eh? Che la fermata sta qua al bosco. Dai. Dai. Thank you.
Pronto? Che vuoi? Stasera torno. Ma io faccio quel che mi pare, capito? Non ti permettere, eh? Era il tuo futuro marito? Sì, magari. Quello è mio fratello che rompe le palle. Madonna. Pronto? Sì, usa Pandone, sì. Ma ci voglio spatria prima di matrimonio, ma che te ne importa a te? Sì, voglio proprio vedere, sì. Senti, Carmine, io non ho paura né di te e né di loro. Chi è? Lo stronzo, dice che mi deve venire a prendere. Ma è pericoloso. Ma chi, lui? Ma no. Certo, poi dipende, metti che vieni con quegli altri. Ma gli altri chi, scusa? I compari suoi. No, siccome ogni anno fanno la rappresentazione sulla vita di questo brigante Carmine Crocco, e mo' combinazione mio fratello si chiama Carmine, no? E fa proprio la parte di questo Crocco. Io non lo so se mi è medesimato troppo in questo ruolo, ma se ci fa un brigante pure nella vita. Non è che chissà che fa, faccio un poco spaccone, spavaldo, un poco matto, ecco, ma non come voi. Un poco di più, diciamo. Ma perché, che fa? Ma niente, che si è fissata, la penso un po' alla vecchia maniera, che i femmini hanno a sta a casa a fare la famiglia. Vabbè, giusto. Sta scherzando. Vabbè, dai, finché non è pericoloso. Dipende. Azione. Oggi arrivo. C'è anche una bella acustica. E qua, non ci troveranno mai. Ah, dove sta quella zoccola? Parla, dove sta quella zoccola? Ah, dove sta quella zoccola? Parla! Scusi, lui non è che non vuole rispondere, che proprio non parla. E dimmelo tu che c'ho la lingua lunga, dove sta? Dov'è? Fa molto male. Signor brigante, guardi, non è che noi non lo sappiamo, però... Non sappiamo niente, se no ve lo diremmo, figuratevi. E tu che cazzo stai facendo questa cosa, oh? Anzi, riprendi. A così ne verrà pure la televisione. Voi passate un brutto quarto d'ora oggi. Se non esce Maria Teresa... A dove sta Maria Teresa? A dove sta? Guagliù! Legate le corde ai rami! Ma che faccio, impicca? Muovi. Come andava? È un po' esagerato. Zitto! Perché si è trovato un casco? Chi siamo noi? Noi siamo brigati, combattiamo tutti quanti. Noi cerchiamo la vittoria per entrare nella storia. E cosa cerchiamo noi? A Maria Teresa. Maronna che cazzone. Noi cerchiamo... La vittoria per entrare nella storia. Urrà. Ma va fanculo. Hasta la vittoria, sempre. Basta la vittoria, ma come? Ormai è tutto contaminato. Ehi, e come stai? Un po' rimbombata. Meno male che oggi stava calmo. Oh, dai, che entra oggi? Che sta a analizzare la corda? Sì, questo pesa, eh. Dai, su. Attenzione. Ecco, vai, concentrato. Attenzione.
E qua è tutto friabbo. Una cosa entro oggi. Sì. Chi se l'ho fatto? 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 Carini, eh? A te che ti piace di più? Meia! Vabbè, a me più di tutti mi piace Salvatore. È timido, timido, non lo so. Poi c'ha quella gentilezza che... Io invece a te ti vedrei bene lontano, lo sai? Ma è muto. A me? È meglio, Tropeo. Sai quando è stronzato il risparmio di sentire? Che ore sono? Le 6:54. A che ora parte la corriera? Alle 7:15. E la prossima? È domani mattina. No. E adesso? E adesso dormiamo qua, mo che domani mattina ce ne torniamo. No! E per forza, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a piedi adesso. Considera che tra un po' è notte, Tropeo. No! Ti conviene dire di sì, pure per una sana alternanza, no? Vabbè, andiamole a dire, dai. Ha detto no. Dice che ha detto no. Salvatore, regatta qualcosa per Maria Teresa Bella. Ci vorrebbe una canzone da donna. Elisabetta. Elisabetta è carina. Però in tuo onore la chiamiamo Maria Teresa. Senza che pensiero tu voci. C'è un prologo, eh. Elisabetta. Maria Teresa non è bella. Però a me mi piace. Io penso che l'ideale è quando trovi una brutta che ti piace. E che ci vuole farsi piacere una bella? Quella brutta, invece, agli altri non gli piace, ma a te ti piace. E nemmeno ti sembra brutta, perché sennò non ti piace. L'ideale ideale, però, è quando trovi una brutta che ti piace, che tu gli piaci. Perché sennò, se a quella brutta non gli piaci, ti conviene che ti piace una bella, se si tratta di non piacere. E non c'è vino e non c'è liquore, e non si fa mattina e non si fanno core. Se non c'è verso, non c'è costrutto, di questa libertà sai quanto me ne fotto. E non c'è comico e non c'è sfizio, non c'è farmaco, non c'è vizio, non c'è novità. Non c'è canzone, non c'è romanzo, non c'è veglione, non c'è pranzo, non c'è comodità. Ma c'è una musica più o meno, va va va, senza parole, va va va. E c'è una gonna, pure quella, va va va. E un vento che la alza, va va va. Maria Teresa Bella, Maria Teresa mia, restiamo un altro po' soli, io e te. In inglese, me and you, me and you, me and you. Ha detto buonanotte.
Ma io non l'ho sentito. Mi pare di sì. Ma no, Bianca, mo esco. Mi sa che non escono. E allora, che facciamo? Ma facciamo che tu ti metti nella tenda e noi ci arrangiamo fuori, tanto è una serata abbastanza tiepida. Mamma, buonanotte. Buonanotte. Entrate dentro, sennò vi gelate! Cioè, tutte e due... Ma no, soprattutto lui, eh? Vabbè dai, mo non pensare, cioè, è stata una cosa naturale. C'è tipo una coreografia, capito? Però bello, 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 bello. Ma che lui è molto tempo che non... Ah sì? Quanto tempo? Dio, dai, siamo noi, siamo io e Nicolino, che? Saranno stati tipo 4-5 anni. 7 anni. 7 anni? Tutto è proprio vero che le donne sono meglio di noi, eh? Oh, baby. Tieni.